Ben ritrovati a tutti a Frizzanti Pasticcini. I protagonisti sono dei piccoli bambini aspiranti pasticceri, ma i veri maestri sono loro: Sergio Soldo della pasticceria Morlacchi e Daniele, un grandissimo professore di pasticceria che ha anche ripreso da pochissimo un grande premio. Ti presenti da solo. Ok, grazie Paola. Allora, Daniele Cappellano. Sono maestro di pasticceria presso Fondazione Icaros di Grumello del Monte e faccio parte della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Sono molto contento di essere qui con Paola, con tutti gli amici di GTA. Grazie. E con i nostri piccoli aspiranti pasticcini. Tra poco li vediamo, tra poco li presentiamo. Cosa volevi fare da piccolo tu? Il calciatore. Ah, il calciatore. Solo che per problemi di... Invece ti piaceva anche lui. Invece ho rotolato e basta. Va bene. E invece, Sergio, presentati anche tu. Grazie Paola, sono Sergio Soldo, sono titolare della pasticceria Morlacchi e ringrazio la GTA per avermi dato questa opportunità. E siamo pronti per fare un dolce buono e sfizioso. Tra poco lo vedremo, ma voglio chiedere anche a te cosa sognavi di fare da piccolo. Il pilota di Formula 1. Caspita, che sogno ambizioso. Sì, purtroppo invece mi sono trovato a fare... Beh, insomma, sei uno dei pasticceri... Come vedi, abbiamo centrato i mestieri. No, però no, ragazzi, di scioltezza. È anche vero che siete diventati leader numero uno nel vostro settore, per cui siete campioni comunque. Cerchiamo. Invece qui a fianco a me c'è la mia assistente, grazie, perché sei stata bravissima. Grazie. Anche nella preparazione di questa puntata che è fondamentale. GTA, tu rappresenti GTA Io oggi. Sono Laura, lavoro in GTA da quasi 30 anni, quindi è come se fosse la mia azienda. L'azienda GTA si cerca di dare a 360 gradi il meglio ai suoi clienti, dalle attrezzature, dalle materie prime e perché no anche alla componente espositiva, intesa come confezionamento, come personalizzazione di carta, di nastri, di scatole e quant'altro. Organizziamo corsi di qualsiasi genere, qualsiasi livello, per pasticceria, panetteria, gelateria, ristorazione. Oggi ci troviamo in azienda GTA per realizzare un dolce nuovo, la crepe tarte. Gli ingredienti per realizzare questo dolce saranno farina frolla del mulino della Giovanna, burro tedesco Markenbutter, uova dell'azienda Cascina Italia, panna Elena, pasta confetto dell'azienda Saracino, mezzi gusci di macaron dell'azienda Agro. E adesso andremo a vedere come si realizza questo dolce. Una volta formati i nostri dischi, andremo a fornare a 160 gradi per circa 15 minuti. A questo punto la nostra panna è pronta. Ecco qua. Una volta cotte le nostre basi, saranno pronte per essere farcite. La torta si chiama crepe tarte, i bambini ancora non l'hanno vista, quindi tra poco, eccoli, sono loro i protagonisti. Iniziamo, ma presentatevi, dai! Ciao, io mi chiamo Daniele, ho 6 anni. Ciao, mi chiamo Selene, ho 6 anni. Ciao, mi chiamo Camilla, ho 6 anni. Ciao, mi chiamo Allison, ho 6 anni. Ma bellissimi siete! In bocca al lupo, avrete solo 20 minuti per fare la torta, ma vediamo subito i master pasticceri. Via! Di solito i tuoi alunni sono un pochino più grandi, eh? Sì, assolutamente, tra i 14 e i 18 anni, quindi hanno un modo di imparare e anche un modo di apprendere molto diverso. E anche di rispondere, un po' di sgrigli. Un pochettino, un po' tanto direi. Invece con i nostri bimbi oggi devi essere dolcissimo. Assolutamente alla sì. Prova. Allora ragazzi, cosa vi trovate di fronte? Abbiamo 4 bellissimi pezzi di pasta frolla, un mattarello e una ciotolina di farina. Che cosa andremo a fare? Praticamente andremo a mettere un po' di farina sul tavolo, andremo a mettere un po' di farina sulla pasta frolla e col mattarello andiamo delicatamente a stendere la nostra pasta.
Questo perché? Perché poi noi andremo a metterla su una teglia di cottura e una volta cotta noi poi andremo a preparare la nostra torta come ha fatto il maestro Sergio, ok? Ok? Voci! Sì! La pasta frolla dei bimbi è stata messa in frigo per raffreddarla e quindi ne abbiamo stesa un'altra e adesso passiamo subito alla seconda fase. Cosa devono fare? Allora, seconda fase molto importante. Allora, i nostri allievi pasticceri prenderanno il primo copapasta, quindi quello più grande, quello che darà praticamente la forma alla nostra torta, lo andranno ad appoggiare sulla lamina di frolla e con una leggera pressione andremo a formare la prima parte della torta. Immagino che la seconda, voglio vedere la difficoltà. Allora, assolutamente, si va ad appoggiare al centro il nostro, centro Paola, centro, sì. Ho detto centro, chiamo un geometra al centro, e quindi andiamo a creare la seconda parte della torta, poi controllo se è al centro. Va bene. Avete capito, bambini? Sì. Perché voi siete i frizzanti? Pasticcini! Via! Allora, forza con le forme! Bambini, per adesso siete stati bravissimi e velocissimi, non ho neanche dovuto suonare il gong, ma la prova non è finita qua, anzi direi che adesso arriva la parte più divertente. Sergio, ce la spieghi? Allora, dopo la cottura, cosa succede? I nostri quattro piccoli pasticceri con una sac à poche dovranno decorare, farcire e decorare le nostre crepitate, a loro piacere. Avete mai usato la sac à poche? No! Sì! Sarà veramente bello vedervi. E allora informiamo e andiamo subito ai confessionali e a conoscere la giuria. Due chiacchiere veloce con te, Daniele. Aspirante calciatore, qual è il tuo ruolo? Attaccante. Tutta la curva, gol, Daniele! No, fai tanti gol? Non tanti. Non tanti. Ma senti, è vero che giochi in una squadra forte? Sì. Sì. Però? Però... Puoi dire in che squadra giochi? Gioco nell'Università Sarnico, Inter, e gioco qui a Sarnico e il mio ruolo preferito attaccante. Bene. Come ti sembra che sta andando la tua prova? Bene. Bene. Allora, scegli il tuo lingotto d'oro e buona fortuna. Grazie. Cami, parliamo tra donne, come se non ci vedesse nessuno. Qual è il tuo programma preferito? Il mio programma preferito è vedere un film con mio papà. Davvero? Sì. Adesso vanno tutte le lacrime di tuo papà quando vedrà questo filmato. Senti, e invece la tua materia preferita a scuola? Matematica. Brava, complimenti. Ma cosa giocate adesso a scuola nell'intervallo? Io gioco con le mie amiche, ma gioco a nascondino. Ah, nascondino, si giocava anche ai miei tempi. Senti, e invece il tuo piatto preferito? Gli spaghetti che fa mio papà. E lo spaghetti che fa tuo papà? Come li fa? Al pomodoro. Ah, allora come si chiama tuo papà? Michael. Michael, lo salutiamo. Sarà orgoglioso di vederti fare questa prova. E com'è andata fino adesso la prova? Ti stai divertendo? Sì. Sì? Hai già provato a fare la pasta frolla? Adesso arriva la parte più divertente, mi raccomando, grandi sorrisi, voglio vedervi divertire, d'accordo? Il tuo piatto preferito? Calzoncelli. Buono!
Bergamaschi, giusto? Il tuo colore preferito? Giallo. Il viola? Senti, come ti sembra sia andata fino adesso la prova? Semplice. Semplice o no? Semplice. Abbastanza semplice. Però adesso arriva la parte più difficile e poi ci sarà un giudizio. Qualcuno diventerà pasticcino e qualcuno pasticcione. Io ti auguro buona fortuna, scegli il tuo lingotto d'oro. Vai, riprendiamo subito la sfida. Loro sono i nostri giuranti, il vostro compito è quello di eleggere il pasticcino e il pasticcione. Il pasticcino è sicuramente quello che farà più fede alla prova effettiva del maestro pasticcero. Il pasticcione è quello più simpatico. Va bene? Benissimo, benissimo. E adesso stacchetto e riprendiamo con la seconda parte. Via bambine! Dimmi dove, quando, da stasera non arrivo in ritardo. Sei. Va. Con la che ho messo nel rossetto, mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso. E mi godo me stesso che fa il petto, sì ma quando sono stronzo mi detesto. Bravissimi, adesso rientriamo, seconda parte, bravi! Oh, così vi vogliamo vedere giocare. Vedo che i nostri maestri pasticceri, Sergio e Daniele, hanno già preparato tutta la seconda parte. Vai Daniele, raccontaci cosa devono fare adesso i bambini. Allora, state attenti, eh? Assolutamente sì. Allora, adesso qui, secondo me, è il momento più bello e più esaltante, nel senso che siamo qui con Sergio e tutti insieme andremo a quello che sarà a fare il montaggio della torta. Quindi andremo a montare della panna montata, ok, un gioco di parole montare, ma una volta riempite le sac à poche con una bocchetta a stella, ok, andremo ad effettuare delle decorazioni partendo dalla parte più esterna della nostra torta, andremo a fare degli spuntoni in modo da andare a decorare così la nostra torta. Poi naturalmente sta alla vostra fantasia fare gli spuntoni come volete voi. Naturalmente, una volta che abbiamo fatto il giro di panna, andiamo a mettere qualche frutto, tipo, non so, possiamo prendere qualche pezzettino di lampone. Carissimi bambini, come vi sembra questa prova? Dimmi Daniele, alzami la voce. Bella! Bella! Te, Selene? Fantastica! Ma è un po' difficile, un po' facile? Difficilina. Bene, io vi dico solo, bambine, di bambini, di non copiare l'uno con l'altro, perché la fantastica giuria guarderà la vostra di fantasia. Quindi fate quello che volete, ma soprattutto divertitevi. Avete 2 minuti di tempo. Via! Scegliere fra la migliore qui, eh? Davvero? Sono veramente belle tutte quante, davvero bellissime. Sì. E adesso tu non avresti fatto di meglio. Ma adesso è quale mangiamo? Io ci ho provato. Vediamo bene da vicino le torte di Selene, Daniele, Camilla, Elisa. Ringrazio ovviamente Laura in primis, insieme grazie a tutta a la GTA
perché ci hanno aiutato anche Vito ovviamente nell'organizzazione di queste due puntate intensissime di Frizzetti e Pasticcini, perché anche se a voi sembra un quarto d'ora, in realtà dura circa un paio di mesi, vero o no? Ringrazio ovviamente la giuria che si è prestata a stare qui delle ore e anche a guardare e a magari un pochino annoiarsi. Le mamme di sicuro con i telefonini si sono divertite di più, però avete delle bellissime torte poi da mangiare. Però adesso i bambini scalpitano e vogliono sapere chi ha vinto. Ovviamente grazie Daniele e grazie Sergio, è sempre bello vedervi all'opera, perché il lavoro del pasticcere, dico sempre che a differenza di quello del cuoco, è un po' più di precisione, un po' come quello del farmacista. Se non fai esattamente con precisione, con le misure giuste, non esce niente, un disastro, vero? È vero. È vero, bisogna essere molto... un po' più precisi. Un po' più precisi. E invece qui abbiamo pasticcini e pasticcioni, però l'importante è che ci siamo divertiti, poi noi l'abbiamo un po' fatto apposta anche a mettervi un po' in difficoltà, giusto? Avete capito che abbiamo giocato, no? Allora, Miki. Sì, comandi. Partirei da chi è stato il miglior pasticcino di oggi. Allora, la giuria ha votato la pasticcina di questa puntata. La pasticcina è... Edison! Mi sono da... Chi sarà stato il pasticcione di oggi? A pari merito, tutti e tre siete stati grandissimi pasticcioni! Siete stati bravissimi! Ed è possibile scegliere, perché queste torte sono tutte bellissime. Avete un grande futuro. Io spero che siano anche buone, ce lo direte domani. Vabbè, sei rimasta male. C'è un regalino per tutti. È giunto il momento dei regali. Mamme, ci siete rimaste male? Sì. Allora, partiamo dall'unico maschietto, Daniele. Grazie. Prego. Selene. Camilla, sì. E la nostra vincitrice Allison. Bravo. Va bene. Io non avrei saputo scegliere, perché di fronte ai bambini ognuno poi si è impegnato talmente tanto. Dai, dite la verità, sono tutte molto belle. Quindi, bravissime tutti. Grazie a tutti, alla prossima.